Finalmente è venerdì, è finito il lavoro e quindi adesso esco. Vi faccio vedere anche il tragitto che faccio tutti i giorni per venire al lavoro. Naturalmente questo è il tragitto dal lavoro a casa. E quindi niente, ci vediamo a casa mia per passare insieme il pomeriggio, un po' la serata. Così vi faccio vedere un po' quello che faccio quando sono sola a casa. Il che non capita molto spesso e quando capita un po' sono contenta perché riesco a fare parecchie cosette che magari quando c'è anche il mio ragazzo non riesco a fare. E niente, siamo pronti per il mio secondo vlog. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Find light in the beautiful sea. I chose to be happy. You and I, we're like diamonds in the sky. You're a shooting star I see, a vision of ecstasy. When you hold me, I'm alive. We're like diamonds. Buio, quindi la prima cosa che faccio, apro tutte le finestre per far entrare sia l'aria che la luce. E poi stasera mi aspetta da fare una cosa che ho rimandato, rimandato, rimandato e stasera mi tocca. Tra un po' vedrete di cosa si tratta. E ora che le finestre sono aperte, entra la luce, entra l'aria e quindi mi posso dedicare alle mie cosine, l'altra cosa fondamentale da fare è cambiarsi. Io sto così da stamani, alle 7 praticamente. Ah, ecco che ricompaio. Sto così da stamani alle 7 e non ne posso più. Per cui la cosa principale è mettermi comoda e togliere le scarpe chiuse. Quasi quasi mi vergogno a farvi vedere com'è che mi metto comoda dentro casa. Ma del resto questo è un vlog e quindi vi devo far vedere assolutamente la mia vita reale. E quindi vedrete un po' come mi concio. Quindi, da così. Ah così, ebbene sì, questo è il mio abbigliamento comodo da casa, praticamente è il sopra di un pigiama con il nano che è mammolo e niente, io sto così comoda, tanto bene e quindi niente, inizio a fare tutte le mie cosine perché sono tante. Non so bene da dove iniziare perché. Cioè, veramente le cose da fare ce ne ho tante, anche perché domani sera ho gente a cena, quindi domani pulisco un po' casa, insomma, tanto tempo per mettere a posto non ce l'ho, quindi approfitto stasera. E quindi inizio a mettere a posto e inizio dalle cose più strane. Ta-da! Ebbene sì, devo andare a rimettere a posto la ditolona nella macchina. Quando starò lì vi spiegherò il perché è dentro casa. Cioè, guardate quanto è grande rispetto a me. È enorme, cioè, è troppo carina. Eccomi qua nella mia macchina, come potete vedere.
la mia macchina, che devo dire è super super pulita. Io così pulita forse ce l'ho vista solo quando la comprai. Mi è successo un piccolo incidente da poco. Praticamente mi sono rovesciati 5 litri d'acqua nella macchina. Al che niente, l'ho dovuta portare dal tappezziere. No, che sto tappezziere. Cioè, come si chiama? Insomma, il carrozziere per farla asciugare. E sì che insomma è stata via un po' di giorni. E quindi il topone era tornato su a casa. Ora è tempo che ritorni qui. E quindi vi faccio vedere com'è il retro della mia macchina, perché è un po' diverso da quello che vi avevo fatto vedere al primo video. Praticamente, chi entra nella mia macchina, dietro, sul sedile posteriore, troverà tutti questi simpatici animalini. Questa coda non so dove metterla, la metto qui. E voilà, c'è Hello Kitty, questi altri tre animaletti con gli occhi grandi. Certo, l'illuminazione è quella che è perché sto nel garage, ma comunque si capisce. E quindi questo è un'altra cosa. Un'altra cosina fatta della serata. non vedo l'ora di andarci in giro perché devo dire che veramente la mia macchina è diversa dalle altre. Devo dire che chiunque vede questo topo immenso rimane sconvolto. Ma a me piace tanto. Stasera vi porterò anche in palestra perché alle 7:30 inizierà la lezione di Zumba. E quindi vi faccio vedere un po', ma proprio al volo, perché non è che mi metto a parlare lì, vi farò vedere un po' la mia palestra, che è un po' la mia seconda casa, visto che ci vado tutti i giorni o quasi. Da brava casalinga, dopo aver sistemato tutti i miei animaletti nella macchina, ho anche stirato, per fortuna avevo poche cose, e ci tengo a farvi vedere la mia asse da stiro. Perché credo di non avervela fatta vedere quando ho fatto il video tag sul mio amico pelosetto immaginario e quindi su tutte le mie cosine di Hello Kitty, visto che io non ho un animale pelosetto vero, però credo di non avervi messo l'asse da stiro e quindi approfitto e ve la faccio vedere adesso. Voilà, questa è la mia asse da stiro. Sicuramente quando sarà da buttare mi dispiacerà tantissimo perché è troppo troppo carina ed è anche grazie a lei se riesco a stirare abbastanza spesso senza far ammucchiare troppe cosine. Perché in effetti stirare con Hello Kitty così è anche un po' divertente. Insomma, magra consolazione. A questo punto, visto che sono le 7 e qualche minuto, direi che è ora che mi preparo per andare in palestra e quindi ci vediamo tra un pochino quando sarò pronta per partire. Ecco qua, a fare zumba ci vado così, con questa magliettina molto molto carina, con, non so se si vede, non si vede nulla, con Mimi, che è magliettina doppia, che ho preso da Oisho. E questi pantaloni e le scarpette rosse. Quindi sono pronta. Infilo la mia felpa e la borsa e parto. Sono pronta a sudare. Oh, paura! Sono nel garage. Allora, adesso intanto Sono pericoli accendo di terzo la radio grado, Mira. Ciò è possibile da altissima. qualche tempo pagare la tariffa oraria anziché con le monetine Basta. per il corrispettivo di Cina-Spagna Poi per 20 penny. Ciò che richiede il apriamo, tariffario se d'ora, trovo la chiodo chiave, 1.473 apriamo su il Bytecard dall'Unione Europea Spagna garage. al parcheggiato della Yeah, si stazione Ferrovie. parte! Zumba, Complimenti zumba! portier, impazzito dall'idea. Sì, mi piace Ciò troppo significa andare in portier Castagne, palestra, troppo, prendete troppo, una troppo, macchina e troppo. tenetevi E pronti. quindi Sì, questo è il esatto, momento della parcheggio partenza, ma monetine, naturalmente. castagne. Ah, accidenti a Così questa avete radio. tutto il tempo per Naturalmente fare non posso qualsiasi fare cosa riprese che mentre volete. guido perché, Ma cioè, almeno non è il potete caso, vedere visto dove andate come a finire. guido. Ecco, E ci partite dalla vediamo quando stazione Ferrovie arriverò Castagne, in questa è la strada. palestra. Vedi, fa subito tenere. Ecco qua, questa è la mia palestra. Passo sotto agli alberi. Questa è la palestra.
Vediamo se riesco a fare delle riprese dentro. Zumba, sono abbastanza, diciamo, sfatta perché ho tutti i capelli scesi col fatto che sono sia lisci sia proprio pulitissimi, con tutti i salti sono scesi. Sono sudatissima, vorrei tanto fare la doccia, però adesso preparo la cena e mangio. E quindi adesso vi faccio vedere che cosa mangio stasera. Per cena mangio il pomodoro con la mozzarella e ci ho messo olio, aceto balsamico, sale e basilico. Come sale utilizzo questi sali che ho trovato al supermercato, che sono di diversi colori. Attualmente uso questo grigio, ma ce n'è anche blu, azzurro, insomma celeste, rosa, nero, rosso, insomma provengono da diverse parti del mondo e è buono, non è molto salato. Poi mangerò una pesca e come pane mi piacciono molto questi della gran cereale, che credo siano di, vabbè, del gran cereale, che sono buoni, che sono croccanti e hanno anche i semi di zucca e in più sono anche come si dice, integrali. E quindi buon appetito a me. Mangiato tutto, a questo punto doccia per forza, struccaggio perché non ne posso più. E poi non so se forse un po' disegnerò o forse guarderò la televisione, non lo so. Comunque poi andrò a letto perché domani avrò da fare visto che avrò gente a cena. Quindi buonanotte a tutti e grazie per aver guardato fino in fondo il mio secondo vlog. Ciao!